Bene, mi sembra che siamo tutti presenti, per cui non c'è bisogno di applicare la regola del quarto d'ora accademico. Diamo inizio a questa prima seduta della consigliatura 2023-2028 del Comune di Zoppola. Benvenuto a tutti i consiglieri eletti di maggioranza e di opposizione, benvenuto al pubblico che è qua presente nella sala consigliare e un benvenuto ben collegati ai cittadini che hanno deciso di seguire la seduta attraverso i canali telematici di YouTube. Quindi senza indugio io inviterei come primo atto il segretario comunale, dottor Greco, di effettuare l'appello. Bene, buonasera a tutti. Tius Antonello. Presente. Ok. Papà Francesca. Presente, buonasera a tutti. Pighin Paolo. Presente. Zilli Fausto. Presente. Sartor Emanuela. Presente. Piccinin Tatiana. Iniziamo. Presente. Moras Cristina. Presente. Piccoli Stefano. Presente. Ok. Cardente Pier Francesco. Presente. Mior Paolo. Presente. Grizzo Alessandra. Presente. Presente. Sì, ok. Zanet Ernesto. Presente. Ok. Buzzo Leonardo. Presente. Trevisan Sara. Presente. Sartor Gianni. Presente. Cristofoli Laura. Presente. Rossetta Arcisio. Presente. Tutti presenti. Come ulteriore atto propedeutico dobbiamo nominare tre scrutatori per questa seduta che si occuperanno, avranno il compito di gestire le votazioni che seguiranno, quindi due per la maggioranza. Vedo alzata Moras Cristina e Stefano Piccoli per la maggioranza, Laura Cristofoli per l'opposizione. Quindi procediamo con la discussione, l'illustrazione del punto primo dell'ordine del giorno. Chiedo scusa. Il segretario comunicherà i nominativi dei capigruppo che sono stati comunicati agli uffici. Sì, a seguito della richiesta che è stata inviata, sono pervenute le designazioni da parte del gruppo Un Comune per Tutti con Antonello Tius del consigliere Tatiana Piccinin. Il gruppo, ricordo, è formato da Francesca Pais, Paolo Pighin, Fausto Zilli, Emanuela Sartor, Tatiana Piccinin, appunto, Cristina Morasse e Stefano Piccoli. Per il gruppo Lista Cardente Zoppola è stato indicato il consigliere Paolo Mior. Il gruppo è formato da Pier Francesco Cardente, Paolo Mior, Alessandra Grizzo. E il gruppo Zanet Sindaco è stato indicato come capogruppo il candidato sindaco stesso, quindi Zanet Ernesto. È composto anche da Leonardo Buzzo, Sara Trevisan, Gianni Sartor, Laura Cristofoli e Tarcisio Rossetto. Bene, grazie segretario. Quindi iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, elezioni amministrative del 2 e 3 aprile, esame condizioni e convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 267 del 2000. Quindi dal verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, che è stato chiuso in data 4 aprile 2023, è risultato proclamato eletto alla carica di sindaco il sottoscritto e conseguentemente sono stati proclamati eletti ai sensi per gli effetti delle normative di legge alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati. Per la lista Un Comune per Tutti con Antonello Tius è stata eletta Francesca Papais, Paolo Pighin, Fausto Zilli, Emanuela Sartor, Tatiana Piccinin, Cristina Moras, Stefano Piccoli. Per la lista Cardente, Pier Francesco Cardente, Paolo Mior, Alessandra Grizzo. Per la lista Zanet Sindaco, Ernesto Zanet, Leonardo Buzzo, Sara Trevisan, Gianni Sartor, Laura Cristofoli,
Tarcisio Rosset. Come prevede la norma, in questi casi è stata distribuita dagli uffici comunali la documentazione all'autocertificazione che ciascuno dei consiglieri o del sindaco ha, sindaco o consigliere comunale. Ciascuno dei presenti su questi banchi del Consiglio Comunale non ha indicato cause di incompatibilità, giusto segretario? Per cui con questa votazione noi diamo atto che non sussistono in capo né ai consiglieri né al sindaco cause che impediscono o possono ostacolare o rendono incompatibili le cariche rispettive di consigliere e di sindaco di quelli che sono stati eletti, che vi ho testé elencato. Quindi possiamo procedere se non ci sono interventi o richieste di chiarimento, possiamo procedere con la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Mi sembra nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi all'unanimità. È prevista l'immediata eseguibilità, per cui ripetiamo la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Bene. E il punto successivo è quello che prevede formalmente il giuramento del sindaco eletto nelle consultazioni comunali, per cui segretario si procede. Certo. Quindi mi devo alzare. Alla destra. Quindi se il rito prevede che, indossata la fascia stando in piedi, come tutti i presenti che dovrebbero alzarsi, quindi scusa. E si alza la mano destra, si alza la mano destra, non si alza la mano destra come nei film. E quindi la frase di rito è: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Questo. Il Consiglio prende atto che il sottoscritto Antonello Tius, nato a Pordenone il 16 ottobre 1963, ha pronunciato dinanzi a questo Consiglio Comunale, così come previsto dall'articolo 50,11 del decreto legislativo 267 del 2000, il giuramento sopra riportato. Vi ringrazio. Il terzo punto prevede da parte del sindaco la comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco, che vi vado ora a elencare. Come sapete, i componenti della giunta comunale per la classe di abitanti che ha il comune di Zoppola è nel numero di 5, compreso il vice sindaco. Allora, vice sindaco è il signor Pier Francesco Cardente, nato a San Vito del Tagliamento l'8 ottobre 1975. Allo stesso Pier Francesco Cardente, in qualità di assessore, vengono affidate le deleghe al patrimonio, alle manutenzioni e al personale.
Viene nominato altresì assessore il consigliere comunale Paolo Pighin, nato a Pordenone il 7/9/1978, con le deleghe a viabilità e trasporti, commercio e attività produttive, controllo del territorio, servizi cimiteriali. Viene attribuita la delega di assessore al consigliere Fausto Zilli, nato a Pordenone il 15 giugno 1977, al quale sono conferite le deleghe ai lavori pubblici, all'associazionismo e allo sport. Viene conferita la delega di assessore comunale alla dottoressa Alessandra Grizzo, nata a Pordenone il 30 gennaio 1976, alla quale vengono attribuite le deleghe all'ambiente, sostenibilità, politiche energetiche. Al consigliere Francesca Papais, al consigliere comunale Francesca Papais, vengono conferite le deleghe alle politiche sociali e giovanili, all'istruzione, alla cultura, alla salute, alla promozione del territorio e ai rapporti istituzionali. Ecco, scusate per questo piccolo disguido, il punto prevedeva solamente una comunicazione, pertanto non è previsto la votazione. Eventualmente, se c'è qualcuno che vuole intervenire, è libero di farlo. Consigliere Sartor Gianni. Sì, niente, volevo solo, penso che sia il caso anche di fare un'analisi un po' di quello che è stato il voto, ritengo, no? Quindi darei la parola per primo al capogruppo nostro e poi... Se posso proporre se posso fare un suggerimento, direi che c'è il punto che prevede appunto il programma amministrativo, che lo riterrei più idoneo, okay, per un dibattito di carattere politico, no? D'accordo, per cui sì, non assolutamente liberi di, anzi è la sede opportuna per fare questo tipo di riflessioni, ma le riserverei sul punto più aspettiamo. Se non ci sono osservazioni, interventi per quanto riguarda la comunicazione delle deleghe, passerei al punto successivo, che è appunto quello della presentazione delle linee programmatiche, ovvero del programma delle liste Un Comune per Tutti e Lista Cardente, che vi vado a leggere in maniera completa. Programma amministrativo 2023-2028, Un Comune per Tutti, Lista Cardente. Zoppola verso il futuro. Proseguire nel programma dell'Alleanza. Il contesto mondiale, nazionale e locale, contraddistinto da una grave crisi sanitaria, da un conflitto alle porte di casa e l'emersione sempre più diffusa ed acuta di una crisi economica, hanno richiesto a tutte le forze politiche responsabili di mettere in campo le migliori energie per costruire un piano politico ed amministrativo di ampio e lungo periodo che possa rilanciare il Comune. Queste sono state le ragioni e la base dell'alleanza programmatica fra Un Comune per Tutti e Lista Cardente, che negli ultimi 3 anni hanno lavorato insieme per il futuro di Zoppola. Questo programma costituisce la naturale prosecuzione di un percorso già avviato, che richiede lo sforzo congiunto delle due liste per essere realizzato. Strategie di indirizzo della spesa per gli investimenti. Gli investimenti sono un aspetto fondamentale dell'azione amministrativa e determinano in buona misura la qualità dei servizi presenti nel territorio. L'azione politica in questo ambito va sviluppata secondo 2 filoni strategici: il mantenimento dell'attuale assetto e lo sviluppo di nuovi progetti per dotare il Comune di nuove strutture che soddisfino le esigenze emergenti nella società d'oggi. I 2 filoni ricoprono entrambi un'importanza strategica e non si possono trascurare o perseguire parzialmente. C'è bisogno di una scelta preliminare nel valutare dove investire le risorse, legata a una visione del Comune nel lungo periodo e non slegata dalla possibilità di ricevere finanziamenti da enti superiori.
Gli aspetti di investimento devono fare riferimento ad una più ampia visione dello sviluppo futuro del territorio che trova la sua formalizzazione nel documento di bilancio di previsione. Si è consapevoli che le risorse per realizzare un ambizioso piano di investimenti non possono essere ricercate nelle sole casse comunali, ma si deve sviluppare un virtuoso sistema di programmazione, progettazione e di utilizzo dei fondi provenienti da enti locali, nazionali ed europei. La zona industriale Pradirisi. La realizzazione della zona Pradirisi è stata per il nostro comune una vicenda tormentata. Le modalità scelte 20 anni fa per la sua realizzazione sono risultate fortemente onerose e hanno paralizzato per troppi anni le scelte delle varie amministrazioni che si sono succedute. Tuttavia essa è oggi una zona industriale consolidata, le cui aziende devono essere aiutate a superare i problemi che l'affliggono. Dopo aver chiuso definitivamente la vertenza nei confronti degli espropriati, pagando loro gli indennizi, si ritiene necessario chiudere quanto prima ed in modo definitivo anche l'azione di rivalsa nei confronti delle imprese insediate. Questo attraverso una soluzione che tenga conto degli interessi di entrambe le parti affinché non si destabilizzino finanziariamente le aziende e nel contempo si consenta al Comune di conservare il valore patrimoniale dei costi sostenuti, evitando un ulteriore prolungamento della vicenda giudiziaria. L'accordo suddetto è da concretizzarsi in tempi ragionevolmente brevi per poter progettare qualche forma di sviluppo dell'area. L'amministrazione uscente ha già ottenuto l'importante risultato di far ricomprendere nel progetto regionale zone logistiche semplificate le aree della zona industriale non ancora occupate. Questo comporterà il vantaggio di insediare le nuove imprese con un iter snello e veloce, facendole beneficiare di contributi europei. Ulteriori sforzi si devono rivolgere nel creare nuovi rapporti con le categorie del settore economico che consentono all'amministrazione di farsi evidenziare per un approccio di massima apertura e disponibilità, nell'intercettare delle nuove opportunità di impresa ancora senza una propria dimora, nel creare nuove infrastrutture e un welfare accomodante per potenziare l'arrivo di nuovi cittadini che lavorano nel nostro territorio. Zona industriale ex ideal standard. La multinazionale, in spregio alla responsabilità sociale delle imprese, ha licenziato nel 2014 centinaia di lavoratori. L'amministrazione uscente si è fatta promotrice del progetto presentato dalla nuova proprietà dell'area che prevede la realizzazione di un importante polo logistico con la bonifica e ricostruzione dell'intero complesso industriale. Tale iniziativa avrà positivi effetti socio-economici in quanto è previsto l'impiego di 400 dipendenti. Per tali ragioni il Comune ha coinvolto l'amministrazione regionale che ha assunto l'impegno di attuare un accordo di programma con la nuova proprietà per facilitare l'iter burocratico dei nuovi insediamenti. La centralità del sito rispetto ad importanti arterie viarie, stradali e ferroviarie può aprire a scenari inediti di sviluppo, pertanto l'amministrazione uscente ha ottenuto anche quest'area che fosse inserita nel progetto Zone Logistiche Semplificate. Il ruolo del Comune dovrà rimanere centrale per vigilare sull'importante progetto per il rilancio industriale dell'area e per le ricadute sociali ed economiche di tale operazione. In questo contesto la Regione, su indicazione anche dell'amministrazione uscente, ha richiesto alla nuova proprietà di farsi carico della realizzazione di interventi sulla viabilità che procureranno vantaggi alla cittadinanza. Riqualificazione dei nuclei storici. I nuclei storici di tutto il comune di Zoppola hanno la necessità di una nuova fase di sviluppo e di riordino urbanistico che si basi su un'equilibrata sintesi di un recupero edilizio e uno sviluppo dei servizi di prossimità, la creazione di parchi per le famiglie e la valorizzazione di percorsi verso le ampie aree verdi di interesse naturalistico situate nella prima periferia del paese. Per questo l'amministrazione uscente sta da tempo lavorando su una variante partecipata con l'obiettivo di riqualificare gli ambiti centrali. La nuova amministrazione avrà il compito di rendere operativo questo importante progetto di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda Castions, l'amministrazione uscente ha già assunto la decisione di non permettere l'insediamento di nuove attività industriali presso l'attuale area produttiva dismessa, evitando anche l'incremento di traffico di mezzi pesanti nel centro del paese. Va inoltre progettato e pianificato un intervento urbanistico su tutto il centro di Castions, nel solco di quanto già realizzato presso la zona delle cooperative agricole, dove peraltro ancora si svolgono attività in contrasto con l'area urbana. Nell'opera di riqualificazione deve emergere uno sviluppo non incentrato su una stagione di nuova cementificazione, ma sul recupero degli ambiti abbandonati, uno sviluppo sostenibile che consenta alla persona di beneficiare dei servizi essenziali e di qualità all'interno di un contesto urbanistico non intensivo e che prevede la creazione di piccoli e curati parchi, quali centri di aggregazione per le famiglie. Nel progetto si inseriranno inoltre dei percorsi ciclopedonali per la valorizzazione delle adiacenti aree campestri e fluviali, uno sviluppo in linea con una società che in uno stile di vita sempre più digitalizzato e isolato ricerca un reale e facilitato incontro con la natura.
Non secondario, lo sviluppo del Paese verrà agevolato da un'amministrazione che incentiverà una politica sociale attenta alle esigenze delle giovani famiglie, sia in termini di spazi verdi, sia di servizi all'infanzia e di edilizia abitativa, a congrui valori di mercato. Ciò può essere possibile anche attraverso una forte collaborazione con gli istituti scolastici pubblici e privati del territorio che offrono un servizio di elevata qualità. In relazione a questo, l'amministrazione uscente ha concluso la costruzione del nuovo plesso scolastico del Paese. È poi necessario investire risorse nella ristrutturazione del centro di Zoppola, con particolare riguardo all'area circostante il municipio e la chiesa, e non di meno alle attività sociali, commerciali e di servizio esistenti. L'amministrazione si impegna a promuovere progetti che permettano di cogliere le opportunità che si presentano nel naturale evolversi delle famiglie. Va anche ricercata una soluzione per l'edificio che ospita attualmente la centrale telefonica pubblica, che impedisce qualsiasi azione ben strutturata nell'area del municipio. È necessario ricercare delle soluzioni da confrontare, riproponendo un concorso di idee, coinvolgendo progettisti, operatori del settore, imprese ed anche l'edilizia pubblica nelle sue diverse articolazioni. Non si possono poi dimenticare il castello, il suo borgo antico, tra le aree di maggior bellezza del nostro comune. Su quest'area verrà studiata un'iniziativa che attraverso una collaborazione tra l'ente pubblico e la proprietà privata ne valorizzi il suo valore storico, artistico e naturalistico. In tale direzione si potrebbero intensificare le iniziative culturali e gli spettacoli d'alto livello già organizzati, realizzare dei percorsi all'interno del parco e lungo le orologie perimetrali e in un progetto più ambizioso di recupero degli antichi fabbricati e l'inserimento del borgo nel circuito nazionale dei borghi più belli d'Italia. In un'ottica di valorizzazione del borgo si verificherà la possibilità della ricostruzione della Torre Merlata. Pian di Pans e Quals, viabilità attraverso il Meduna. Oggi si è riaperta la discussione per la realizzazione della strada con la struttura caratteristica di un'autostrada e contrastata, come succede sistematicamente, dagli specialisti del no. La realizzazione di quest'opera è quindi molto incerta e sicuramente non sarà decisa a livello locale. Appartiene ad una decisione regionale che non può non essere condivisa dal governo nazionale. L'ipotesi della realizzazione di questo asse potenziato pone anche a Zoppola dei quesiti che riguardano il livello di utilizzabilità. L'attuale asse stradale svolge un mirabile ruolo di drenaggio del traffico nei centri urbani. Non si può rinunciare a questo ruolo. Si auspica pertanto la conclusione dell'opera con il collegamento fino a Gemona del Friuli e il suo ampliamento con la realizzazione della doppia corsia, incrementandone la sua sicurezza, visto oltretutto l'elevato tasso di incidenti, anche mortali, nel territorio comunale. In questa ipotesi devono essere riaperte anche le questioni del ponte sul guado dei fiumi Celina e Meduna a Murlis, la verifica di fattibilità dello svincolo di Pian di Pan verso il centro di Zoppola e di un ponte per il collegamento delle due zone industriali di Zoppola e Cordenons. In un contesto di scarse risorse e di validi progetti che si arenano per veti politici incrociati o per la nascita di agguerriti e chiassosi comitati di quartiere, le opere pubbliche di viabilità intercomunale come il ponte sul fiume Meduna, il ponte sul Guado ed altre eventuali opere non qui citate devono essere concordate con i comuni contermini attraverso il piano del traffico intercomunale, così da avere un certo peso politico e incrementare la possibilità di una realizzazione. La pianificazione europea nell'ambito del settennato 21-27 prevede diverse opportunità di finanziamenti europei a cui attingere anche nell'ambito della convenzione a cui partecipano proprio i comuni che sono interessati a queste politiche viarie. Strada statale Pontebbana. La Pontebbana rappresenta la via di comunicazione principale del nostro territorio e la coalizione concorda nel rilanciare questo asse viario perché possa diventare una vera e propria vetrina per il comune. La strada oggi è completamente compromessa da una diffusa presenza disordinata, commerciale, industriale, artigianale, di servizi e residenziale. La sua riqualificazione attraverso la realizzazione di una serie di rotatorie migliorerebbe la sicurezza della viabilità, riducendone l'indice di incidenti e mortalità, valorizzerebbe l'accessibilità alle aree industriali e commerciali contermini. In quest'ottica di riqualificazione, l'amministrazione uscente ha compiuto tutti gli atti prodromici alla gara che verrà indetta prossimamente per la rotatoria all'incrocio di via Sile a Orcenico Inferiore. Nell'accordo di programma tra Regione e nuova proprietà dell'area ex Idea Standard è stato inserito il progetto di elaborato della Commissione Pontebbana durante la consigliatura 2008-2013 che prevedeva la realizzazione di ulteriori due rotatorie all'incrocio con via Kennedy e la Pontebbana e presso l'area commerciale ora Dippo. Si manterrà aperto il confronto con la Regione per la realizzazione dei suddetti interventi, promuovendone ulteriori per migliorare la sicurezza dell'intero tratto comunale della strada statale 13. Commercio e sviluppo del territorio. Rendere Zoppola e le sue frazioni attrattive e ricche di servizi di prossimità per la comunità.
Importante sarà la rivitalizzazione del mercato settimanale del capoluogo, ospitando anche nuove iniziative di promozione di prodotti agroalimentari del territorio, fornire appoggio e collaborazione alle attività commerciali e alle imprese locali, mantenendo il dialogo con le associazioni di categoria e rafforzando iniziative per fare rete con i territori vicini già avviate dall'amministrazione uscente. Sviluppare rapporti di collaborazione con le università della regione, con il polo tecnologico di Pordenone, per rendere Zoppola un territorio moderno e aperto alle nuove tecnologie. Zoppola inclusiva, politiche per i giovani e la scuola. I giovani sono la risorsa e il futuro di Zoppola. È fondamentale offrire loro locali e spazi adeguati alla socializzazione, per lo studio, le attività ricreative e culturali, che rappresentano forti presidi contro i rischi di devianze criminali e tossicodipendenze. È necessario quindi continuare ad adottare le seguenti misure: rafforzare gli spazi dedicati alle attività delle giovani generazioni, Centro Pasquini, Progetto Giovani, Biblioteca, Consulta dei Ragazzi, e promuovere l'aggregazione delle giovani generazioni attorno a idee e progetti che li vedano protagonisti. Prestare attenzione e aiuto attraverso le figure professionali adeguate ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Zoppola e in difficoltà psicopedagogica e socioeducativa. Collaborare e sostenere attivamente le istituzioni scolastiche che operano nel nostro comune, assicurando strutture moderne e all'avanguardia, creando un polo educativo attrattivo e modello per gli altri comuni. Promuovere e tutelare le scuole di infanzia paritarie e gli asili nido del territorio, continuando a garantire loro il sostegno economico attraverso l'attuale livello di contributi comunali per assicurarne la continuità e il miglioramento dell'offerta formativa. Rafforzare e sostenere i centri estivi come occasione di aggregazione dei giovani e supporto alle famiglie. Politiche per la salute e la tutela delle categorie fragili. L'amministrazione si impegnerà a mantenere l'attuale livello dei servizi di assistenza già operanti nel territorio a disposizione della cittadinanza. In quest'ottica si propone di intensificare la collaborazione con l'ambito socioassistenziale di Pordenone, nell'ottica di sviluppare sempre più strutture come il centro diurno anziani, motivo di orgoglio per il comune di Zoppola. Sostegno all'associazione di volontariato che si occupano dei trasporti verso le strutture sanitarie dei malati e dell'animazione presso il centro diurno anziani e la casa di riposo. Collaborazione con la casa di riposo Micoli Toscano per operare in sinergia a sostegno dei bisogni delle persone più anziane e delle loro famiglie. Conservazione e potenziamento dei servizi sanitari e sociali a domicilio, prelievi del sangue, servizio pasti, assistenza domiciliare. Realizzare le opere previste dal piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche recentemente approvato. Difesa dell'attuale dotazione numerica dei medici di famiglia, garantendo un adeguato turnover rispetto ai pensionamenti previsti. Il Comune si farà promotore di corsi di formazione per l'uso del defibrillatore e la rianimazione cardiopolmonare. Il Comune si farà promotore altresì di iniziative volte a promuovere il benessere e la corretta gestione degli animali da compagnia. Potenziamento delle strutture scolastiche. Dopo il completamento del nuovo plesso scolastico di Castions dovrà essere avviata la realizzazione di una nuova scuola moderna, sicura ed energicamente efficiente nel capoluogo di Zoppola. La progettazione del nuovo edificio, che dovrà ospitare la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, è già stata finanziata per oltre 500.000 euro grazie a un contributo ministeriale. Il progetto prevede la realizzazione di un immobile strutturato su due livelli, che sarà dotato di una nuova palestra, di spazi idonei per gli uffici dell'istituto comprensivo e infine di una sala riunioni da un centinaio di posti a disposizione, oltre che delle attività scolastiche, anche dell'intera cittadinanza. Sarà confermato inoltre l'impegno per la costante manutenzione di tutti gli altri edifici scolastici del Comune. Villaggio dello sport. Lo sport è uno dei fattori di miglioramento della qualità della vita e il più potente antidoto contro le devianze giovanili. È necessario dotare la comunità di strutture per lo sport e di tempo libero anche collegate ad attività economiche. Ristrutturare e mantenere efficienti il palazzetto dello sport e le altre strutture presenti in via Mantega, peraltro con lavori che sono già in corso, e realizzare nuovi impianti per discipline di squadra all'aperto, calcio, rugby, eccetera, così che l'area assuma le dimensioni e la funzione di un vero e proprio villaggio dello sport, fruibile dalle molte associazioni sportive dilettantistiche che promuovono le attività sportive per i nostri ragazzi. Associazionismo e volontariato. Le associazioni sono le radici portanti del nostro territorio. Oggi il racconto sul volontariato è dominante, ma in realtà sta scemando di giorno in giorno. Le associazioni si assottigliano nei partecipanti, abbassano il livello e la portata dei loro progetti e si riducono nei numeri. Si pensi ad esempio alla cessazione dell'attività dell'associazione che curava l'area verde della Gravuta. Questa è una situazione che può ripetersi ancora. Le cause sono molteplici, vanno ricercate nel profondo mutamento dei comportamenti individuali e sociali, ma certamente un ruolo deteriore lo hanno svolto alcune amministrazioni che si sono succedute. L'innalzamento dell'età media del pensionamento ha reso inoltre sempre meno frequente il turnover dei partecipanti. In passato alcune amministrazioni hanno utilizzato le associazioni come una propria cinghia di trasmissione politica che le ha inevitabilmente confinate nell'appartenenza politica di parte, rendendole indesiderate ai più.
si intende riconoscere l'essenzialità delle attività associazionistiche, riconoscendone anche una funzione di arricchimento sia per il territorio, sia per le stesse persone che vi partecipano. Nel riconoscerne il ruolo si ribadisce la loro autonomia ed indipendenza rispetto all'amministrazione comunale. La nostra società senza volontariato diventa una cosa morta, per il suo bene è necessario favorirne la crescita. Cultura, storia e identità. L'amministrazione intende valorizzare e promuovere le iniziative riguardanti la cultura, le tradizioni e la storia locale anche attraverso l'appoggio e il patrocinio delle associazioni culturali e si propone di valorizzare e sostenere la biblioteca comunale continuando a garantire adeguate risorse per l'acquisto di nuove pubblicazioni, l'aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche a supporto dei fruitori del servizio. Particolare attenzione verrà dedicata ai bambini e ai ragazzi attraverso il proseguimento di iniziative già avviate come letture animate, letture a tema, gruppi di letture, incontri con gli autori, corsi di friulano e altre lingue per rendere la biblioteca un luogo di aggregazione e promozione della cultura e un polo attrattivo per le famiglie e i giovani studenti. Si potenzieranno le sinergie con la rete delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario Tagliamento Sile, rimanendo aperti anche a nuove collaborazioni. Tutelare e promuovere l'auditorium comunale come punto d'incontro per la comunità, continuando ad ospitare rassegne teatrali, eventi culturali e musicali, e renderlo disponibile anche alle scuole, per recite, spettacoli e altri eventi, nonché ai privati cittadini per congressi, assemblee e incontri. Dare risalto alla Galleria Civica Costantini, promuovendo tutte le iniziative che vi sono ospitate, perché continua a rimanere il luogo ideale per le mostre d'arte di artisti locali e non, per incontri con personalità del mondo della cultura, incentivandone la fruizione da parte di famiglie, studenti e visitatori da fuori comune. La Galleria continuerà a promuovere le figure dei suoi storici abitanti Celso e Giovanni Costantini, conservandosi come punto d'incontro di tutte le iniziative organizzate dai promotori della causa di beatificazione del Cardinale Celso. Sostenere e tutelare tutte le iniziative caratterizzanti le tradizioni della comunità di Zoppola, Arti e Sapori, le sagre organizzate nelle varie frazioni e ogni evento che rivitalizza le piazze dei nostri paesi. Valorizzare i rapporti ormai storici di gemellaggio attraverso scambi culturali, economici e sportivi, promuovendo gli scambi reciproci di ospitalità tra le famiglie delle diverse comunità. Perpetuare la collaborazione con istituzioni come il FAI per far conoscere la storia dei beni culturali di Zoppola, ospitare eventi culturali di pregio della provincia come Pordenone Legge, Dedica o altri. Mantenere e rafforzare i rapporti con le comunità di zoppolani che vivono e lavorano in altri paesi del mondo. Zoppola sostenibile. Ambiente e agricoltura. Come già citato nei punti legati alla riqualificazione dei nuclei storici, il comune di Zoppola è ricco di ambiti naturali di pregio, come l'area magredile, i percorsi campestri, un vasto reticolo di corsi d'acqua con le preziose polle sorgive, aree naturali di proprietà comunale come Blachis e Gravutta. Questi luoghi costituiscono un patrimonio naturale da conservare e valorizzare. In particolare l'area dei Magredi e la zona interna delle risorgive offre, assieme ai comuni contermini, numerose opportunità. A tal proposito verranno portati a completamento i lavori dell'area SINT previsti nell'ambito del piano di sviluppo rurale e si elaboreranno progetti che coinvolgeranno i territori vicini per la realizzazione di percorsi che valorizzino gli ambiti naturali. L'operazione raccoglierà l'attenzione di un turismo locale e rappresenterà un benefit anche per i concittadini che avranno la facile accessibilità a chilometro zero ad aree naturalistiche di pregio. Sviluppo, ma anche tutela e prevenzione. Negli ultimi anni, infatti, si sono palesati anche qui gli effetti negativi del cambiamento climatico. Lunghi periodi di siccità hanno causato un forte stress delle riserve idriche di cui è tradizionalmente ricco il nostro territorio. I cittadini si sono resi conto che l'acqua non è una risorsa infinita ed inesauribile, ma è un dono prezioso che deve essere rispettato e tutelato. L'amministrazione si impegna fortemente a promuovere iniziative volte a una promozione e un utilizzo responsabile dell'acqua utilizzata nelle attività agricole, ittiche, produttive, ma anche domestiche. Sarà prioritario mantenere un canale di comunicazione sempre aperto e collaborativo con il Consorzio di Bonifica Celina Meduna, al quale sono stati affidati anche importanti progetti di difesa idrogeologica dei corsi d'acqua nel Comune, già finanziati con fondi pubblici. Nel definire il progetto di sviluppo economico si dovrà poi valutare il ruolo dell'agricoltura, baluardo per l'ambiente e il paesaggio, e di come possa inserirsi nella transizione ecologica. A tal proposito sarà fondamentale avviare una collaborazione con le imprese agricole e le cooperative agricole locali, anche stimolando l'adozione di pratiche per razionalizzare l'uso della risorsa idrica e un migliore utilizzo dei fitofarmaci. Implementazione delle reti fognarie. L'amministrazione comunale dovrà continuare a rapportarsi con l'autorità competente per la gestione del servizio idrico e con la società di gestione Livenza Tagliamento Acque affinché prosegua
ed intensifichi gli investimenti già avviati nelle frazioni di Policreta, Poncicco e Cusano, con l'obiettivo di dotare l'intero territorio comunale di nuove condutture per il collettamento dei reflui verso idonei impianti di depurazione. Si deve evitare che il Comune possa ricadere in procedure di infrazione di norme comunitarie e puntare a una gestione del ciclo delle acque rispettosa delle norme e dell'ambiente naturale e dei corsi d'acqua. Sicurezza e prevenzione. La sicurezza dei cittadini del Comune di Zoppola è un punto cardine di questo programma amministrativo. Si intende innanzitutto rafforzare l'efficienza degli organismi preposti alla sicurezza in ambito comunale, polizia locale, protezione civile, dotarli di adeguate strumentazioni tecnologiche, telecamere di videosorveglianza, lettori di targhe, fototrappole, e mantenere un positivo rapporto con le forze dell'ordine. Qua saluto e do il benvenuto al comandante della stazione di Fiume Veneto, il maresciallo capo Francesco Napolitano. Inoltre è importante creare un dialogo e un rapporto costruttivo tra amministrazione e cittadini, fondamentale per fare delle scelte consapevoli e condivise. Si promuove quindi l'ascolto volto a conoscere le criticità e le esigenze dei cittadini, delle associazioni, delle imprese e dei commercianti. Ci si proporrà di realizzare un vademecum sulla sicurezza da portare a conoscenza delle famiglie, servendosi della collaborazione delle scuole, di figure professionali e appoggiandosi anche alle innumerevoli associazioni di volontariato presenti nel nostro comune, soprattutto per contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere. Importante sarà inoltre promuovere iniziative sulla collaborazione reciproca, il controllo del vicinato, il rispetto tra le persone e del territorio. Infine ci si proporrà di realizzare iniziative volte ad educare a una guida sicura e rispettosa dei pedoni, dei ciclisti e dei limiti di velocità, migliorare la sicurezza delle persone attraverso la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali illuminati e rialzati, realizzare ulteriori infrastrutture per mitigare la velocità dei veicoli nei centri urbani, inibire il traffico dei mezzi pesanti in alcune strade del comune in collaborazione con gli enti proprietari delle stesse. Comunità energetiche. L'amministrazione si farà promotrice della costituzione di una comunità energetica nel territorio con l'obiettivo di creare una rete fra comune, imprese, cittadini, produttori di energie rinnovabili o semplici consumatori. Questo organismo può generare numerosi benefici, innanzitutto economici, derivanti dall'energia prodotta e condivisa tra i membri della comunità. Determina inoltre ulteriori benefici per l'ambiente, riducendo l'utilizzo di fonti fossili e ottimizzando la distribuzione di energia che non viene dissipata in quanto viene consumata in loco. Ci sono infine positive ricadute di carattere sociale, grazie allo stimolo all'aggregazione e alla promozione della cultura della sostenibilità. Zoppola Comune Sostenibile. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU sono il filo conduttore dei punti del programma amministrativo. La creazione di un network di relazioni tra i diversi portatori di interesse locale ed extraterritoriale, pubblico e privato, allo scopo di perseguire azioni virtuose mirate a favorire l'insediamento, lo sviluppo di realtà produttive e commerciali inclusive e sostenibili, al fine di creare occupazione e un valore positivo anche di visibilità del territorio. Promuovere e sostenere le aziende e le attività locali attraverso iniziative che, coinvolgendo anche le associazioni, creino una rete di relazione e solidi rapporti di collaborazione tra i diversi stakeholders presenti nel territorio. Aprire le scuole come luoghi di cultura e servizi anche pomeriggio, immaginare plessi scolastici come luoghi di aggregazione post-lezione, con corsi aperti, spazi di socialità e per lo sport, la lettura, l'informazione e la cultura. Promuovere iniziative che coinvolgono le giovani generazioni alla consapevolezza del loro ruolo attivo nella riduzione delle disuguaglianze, nella salvaguardia del territorio e nella partecipazione alla vita attiva del territorio. Favorire ed incentivare le iniziative di progetti volti a ridisegnare gli spazi urbani in un'ottica di maggiore fruibilità, mobilità lenta e l'accrescimento del verde pubblico. Sostenere e consolidare i rapporti di collaborazione con enti, associazioni e fondazioni che si occupano della formazione, crescita ed assistenza delle fasce più giovani o più anziane della popolazione. Zoppola innovativa. Efficientamento dell'apparato burocratico. La situazione economica finanziaria dei comuni è da tempo difficile. Nel nostro comune aggravata in modo pesante dall'esborso causato dagli espropri per la zona industriale Pradirisi. Ma è proprio nei momenti di difficoltà che si fanno quei cambiamenti in grazie dei quali si esce dalle crisi più forti di come si è entrati. La specifica situazione del comune deve essere vista non come un problema, ma un'opportunità per un cambiamento radicale che ci consente importanti recuperi di operatività, risparmi economici e rilancio degli investimenti. Si punterà pertanto sull'innovazione digitale e la formazione del personale e della struttura organizzativa. Va implementato un nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino attraverso la digitalizzazione dei servizi, realizzando un vero e proprio sportello telematico, attraverso il quale accedere facilmente ai propri dati fiscali, anagrafici e immobiliari ed effettuare anche pagamenti. L'eventuale turnover o la ricerca di nuove risorse va indirizzata
su professionalità con attitudini digital friendly. Inoltre, sono da cantierizzare i progetti di digitalizzazione già in studio dall'amministrazione uscente. Lo snellimento e riduzione dei costi dell'apparato andranno ricercati anche attraverso la condivisione con altri comuni di servizi dove si riscontri un'oggettiva economia e un miglioramento della qualità nel servizio offerto al cittadino, come già sperimentato con successo con servizi quali SUAP, la centrale unica di committenza, le politiche europee, il distretto del commercio. Proponiamo inoltre una programmazione di area vasta per infrastrutture, servizi innovativi, gestione dell'ambiente. Valorizzazione del ruolo dei consiglieri comunali. Il ruolo del consigliere comunale con il nuovo sistema di elezione del sindaco è fortemente ridimensionato rispetto al passato e di conseguenza il prestigio adesso connaturato. In conseguenza di ciò risulta sempre più difficile trovare persone disposte a questo ruolo. Per responsabilità dell'amministrazione, il decadimento dell'immagine del consigliere, in particolare di opposizione, è enorme. Le amministrazioni si rivolgono direttamente alla popolazione, scavalcando e snobbando i rappresentanti da questa eletti. Sarà data la nuova centralità ed importanza all'attività politica del Consiglio Comunale attraverso una più puntuale attuazione degli strumenti previsti dal nostro statuto comunale, non completamente attuato, ed in particolare con conferma dell'utilizzo della conferenza dei capigruppo quale momento di confronto tra le varie compagini presenti in Consiglio Comunale, snellendo per certi aspetti la comunicazione tra le parti. Istituzione di commissioni tematiche temporanee che impegnino e coinvolgano concretamente i vari consiglieri comunali nell'attività amministrativa e ne accrescano le proprie competenze. Coinvolgere la cittadinanza stimolando e promuovendo una maggiore partecipazione dei consigli comunali, più facile oggi attraverso, grazie alla trasmissione in streaming, delle sedute. Questo era il programma. Prego se ci sono degli interventi. Consigliere Ernesto Zanetta. Gentile sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri tutti, vi siete mai chiesti quale glorioso territorio voi siete destinati malauguratamente ad amministrare? Sapete che l'antica via Postumia lo attraversa spingendosi verso sud-est fino a Bannia e a nord-ovest fino sopra Casarsa? Sapete che in seguito alla fondazione di Concordia nel 42 a.C. è stata eseguita una vastissima opera di riorganizzazione fondiaria, la centuriazione dell'agro concordiese che si estendeva tra Tagliamento e Livenza e della quale Zoppola fino al Meduna rappresentava il limite settentrionale? Di questo reticolo che suddivise tramite strade fossate gran parte delle terre in appezzamenti regolari da destinare ai coloni, sono rinvenibili abbondanti tracce nelle nostre campagne, nell'orientamento e nei confini degli appezzamenti. E nei decenni successivi alla realizzazione di questa imponente opera che sorsero nel territorio centuriato una serie di ville rustiche o corti rurali, tra cui la Villa Romana di Zoppola. La Villa Romana fu costruita tra la metà del primo secolo avanti Cristo, quando ebbe inizio la centuriazione, e la metà del primo secolo d.C. Ed inoltre il castello di Cusano venne fatto costruire dal vescovo di Concordia Alberto nel 1268. Un decennio più tardi, nel 1296, il vescovo Jacopo ordinava di fortificarlo. Il castello di Zoppola fu edificato a fine 300, inizio 400. La chiesa di San Martino a Zoppola fu edificata nel 200 con una preesistente primitiva chiesa del X secolo. Un reticolo organizzato di terre, di abitazioni, di castelli, ricco di acque. E voi chi siete? Siete i discendenti di tali antenati, ma non ne possedete più lo spirito primogenito, ne rappresentate piuttosto la decadenza. Per rifarci sempre ai romani, i vostri antenati, voi non siete più quella popolazione indomita che superava le vicine imponendo la propria lingua e la lex romana. Voi siete quei romani decadenti prima della caduta dell'impero che andavano alle terme e allo stadio, che non sapevano che farsene della modestia, che vivevano nel lusso e nel vizio. I tartari non sono distanti dalla fortezza Bastiani, come direbbe il bellunese Dino Buzzati. I barbari, gli stranieri, così mi avete più e più volte chiamato, siedono di fronte a voi in consiglio comunale.
rappresentano 1.600 persone, quasi una persona su due che ha votato alle recenti elezioni comunali, che stanche delle continue promesse e spettatori inerti di un progressivo impoverimento di ogni aspetto del vivere comune a Zoppola, hanno richiesto un severo e deciso cambiamento. Faccio i miei più vivi complimenti a Pier Francesco Cardente per essere riuscito a far transitare dei voti da destra a sinistra, garantendo così l'elezione di Antonello Tius, che altrimenti avrebbe perso il confronto diretto con la lista che rappresento. Noi non avremmo scommesso su tale abilità. Bravo. Nello stesso tempo, però, invito Pier Francesco Cardente a guardarsi un attimo indietro e vedere che cosa è stato fatto dagli stessi amministratori almeno negli ultimi 10 anni. Credete per caso che la costruzione di un polo scolastico a Zoppola oppure il progetto di riqualificazione in chiave logistica dell'ex sito Ideal Standard, un'idea che nasconde molti problemi, non ultimi la promessa di posti di lavoro per Zoppola, qualificati, ben retribuiti, possono essere dei progetti sufficienti a porre fine alla decadenza di Zoppola e delle sue frazioni? Per recuperare il degrado urbano, per sopperire alla mancanza di esercizi commerciali, per il rilancio delle attività industriali nella zona di Pra di Risi, per restituire il desiderio e il diritto di socializzazione ai nostri anziani e ai nostri giovani, bisogna pensare ad un piano Marshall di investimenti, a dei piani regolatori nuovi, a dei progetti innovativi, a degli amministratori nuovi che investano sulla crescita del bene comune e che portino finalmente la nostra città ad occupare lo spazio che si merita e non a sprofondare sempre di più nella decadenza. Non scordiamoci mai, e sia di monito per noi tutti, compreso... Scusi consigliere, deve spiacciare nuovamente. Scusate. Non scordiamoci mai, e sia di monito per noi tutti, compreso il sottoscritto, chi per gli antichi greci, in particolare per Platone, doveva essere il politico, colui che doveva governare rettamente una polis. Era il filosofo, il saggio, colui che sapeva di fisica, di astronomia, di etica e di metafisica più e meglio degli altri. Caro sindaco, non possiamo più sbagliarci, continuare a fare errori, pensare che ci sia ancora tempo per rimediare. No, il tempo sta per scadere. In conclusione, continuiamo a ritenere la uscente come una cattiva amministrazione. Non crediamo che ci sia nei loro programmi alcuna novità significativa per Zoppola. Pensiamo che porre un argine tramite manovre di palazzo ad un vero cambiamento sia un esercizio che abbia un tempo limitato. Buonasera, buona continuazione del primo consiglio. Ci sono altri interventi? Consigliere Buzzo. Ecco, dovrei esserci riuscito. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, cari colleghi, amici e cittadini tutti, ho deciso di iniziare il mio primo intervento in questo consesso con un sentito ringraziamento a coloro che hanno saputo premiare in questa consultazione elettorale la novità, l'intraprendenza e la capacità. Vi prometto che le vostre aspettative non saranno tradite. Le vostre istanze troveranno una debita rappresentanza in quest'Aula e nell'operato dell'amministrazione. La mia e nostra attività in questo Consiglio è e sarà volta esclusivamente a contribuire al funzionamento della macchina comunale e ad agevolare la comunicazione con essa delle singole entità che vi si interfacciano, facendo prevalere il buonsenso sull'inettitudine, sulla negligenza e sull'incapacità. Ci impegniamo con i cittadini ad operare unicamente per il bene di Zoppola e dei suoi abitanti, rifiutando qualsiasi sterile spirito d'antagonismo fine a se stesso, imponendoci di seguire il bene comune sul campo delle proposte piuttosto che su quello della settica critica. Vorrei ora segnalarvi, cari colleghi, un'osservazione che interessa direttamente il funzionamento di questo organo democratico e che, a mio modesto avviso, permette di scorgere il vero sconfitto di queste elezioni, ossia l'intera classe politica. Sì, signori miei, oggigiorno i perdenti non sono seduti solamente ai banchi dell'opposizione, ma anche a quelli della maggioranza.
Nessuno di noi è di fatti stato in grado di rompere questa crescente disaffezione alla politica, questo avvilimento ed annichilimento che spinge la maggioranza dei cittadini a non informarsi, a non schierarsi politicamente e di conseguenza a non recarsi alle urne. Le recenti elezioni hanno fatto registrare un nuovo record negativo d'affluenza alle consultazioni elettorali, dal 67% d'affluenza nelle elezioni del 2003 al 61% d'affluenza in quelle del 2013, siamo giunti a 3.958 votanti, 48% di affluenza nel 2023. E come se non bastasse, aleggia anche tra queste mura, oltre allo spirito dell'astensionismo, anche quello del voto di protesta, con il record di schede bianche e di schede nulle, ulteriore simbolo di questo oblio. Gli sconfitti, cari colleghi, siamo tutti noi, politicanti, incapaci a stimolare nei cittadini la volontà di esprimersi mediante quel diritto che è anche dovere civico di cui parla l'articolo 48 della nostra Costituzione. È fuor dubbio, signori, che il vero e primo responsabile di questi aberranti numeri è la mala politica zoppolana che abbiamo visto, vissuto negli ultimi decenni, la insana ed inappropriata attività dell'amministrazione così come dell'opposizione. La popolazione, amici, ha perso la fiducia in coloro che siedono nell'istituzione comunale, la quale, gattopardianamente, cambia negli interpreti, senza mai cambiare nulla, sia nel proprio modo d'operare che nel proprio modo di rispondere alle stanze della cittadinanza. Perciò auspico vivamente che durante questo mandato il sindaco, la giunta, i consiglieri appena nominati si impegnino per invertire questa nefasta rotta, issando come bandiera del proprio operato i valori del coinvolgimento della società civile e della partecipazione popolare, escludendo che le squallide inamicizie personali macchino ancora queste stanze. Approfitto poi di questa seduta per iniziare a svolgere il ruolo che mi è più proprio, quindi quello di consigliare l'amministrazione, facendo sì che essa rispetti la volontà popolare tutta, spingendola al ritorno nell'alveo di una politica trasparente, franca, chiara, sensibile ai valori tradizionali e ai principi conservatori che, come le elezioni comunali e regionali ci hanno ben segnalato e hanno tracciato, appartengono alla maggioranza della popolazione, che sono gli ideali del centrodestra. Si mostri poi guidata dalla volontà di seguire, adesso l'ho spento, di seguire il bene dell'intera comunità, abbandonando qualsiasi spirito di fazione o anacronistico e deleterio campanilismo, senza mai trascurare l'identità delle frazioni, che a me, questo me lo si permetta, già della designazione dei membri della giunta attuale non risultano iniquamente, cioè equamente rappresentate, tanto che alcune località, anche particolarmente popolose, sembrano quasi scientemente ostracizzate all'interno della giunta, non sono rappresentate. Poi l'amministrazione deve mostrarsi propensa anche a sentire, ad ascoltare le diverse voci imprenditoriali e degli esponenti del mondo parrocchiale, associativo, volontaristico, accogliendo le valide proposte avanzate da queste realtà e orientandosi all'interno dei criteri di imparzialità ed efficienza. E qui concludo, brevemente, faccio una piccola premessa e poi faccio una bella citazione appunto che riguarda diciamo un periodo anche complesso che l'Italia intera ha passato e che è ancora vivido nei ricordi di tutti, o almeno nei libri di storia. Infine, prima di questa citazione, confido, anche se conservo gravi e fondati dubbi, in un ruolo equilibratore e moderatore della forza politica di maggioranza a noi ideologicamente affine, affinché questo acclamato cambio di passo nell'amministrazione comunale riesca a trovare uno sfogo immediato e tempestivo, contribuendo a rendere Zoppola un comune ospitale, un comune accogliente per la famiglia, le attività produttive e le associazioni, fermando questa moria imprenditoriale e questo esodo giovanile. Mi taccio, cari colleghi, citando il discorso del Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini alla seduta per la discussione del progetto di Costituzione italiana del marzo 1947. Così come i membri dell'Assemblea, nel secondo dopoguerra, anche noi
nel nostro piccolo, ci troviamo a gestire un ruolo di responsabilità nel rispetto della volontà popolare. Perciò, specie in un periodo storico come quello attuale, complicato dal punto di vista sociale ed economico, nonostante le divergenze ideologiche, spero la serietà e l'abnegazione siano la stella polare che guiderà il nostro operato per la comunità. Ora come allora, e qui parte la citazione, l'imminente discussione, onorevoli colleghi, deve dare conforto a tutti coloro che nell'istituto parlamentare vedono la garanzia maggiore di ogni reggimento democratico, a tutti coloro che soffrono d'ogni offesa ed ogni ingiuria portata contro il principio rappresentativo e che s'attendono che questa assemblea non venga meno al proprio dovere, che non è solo quello di elaborare testi legislativi e costituzionali, ma anche di essere in tutti i suoi membri esempio al paese di intransigenza morale, di modestia di costumi, d'onestà intellettuale, di civica severità ed ancora di reciproco rispetto, di responsabile ponderatezza negli atti e nelle espressioni, di autocontrollo spirituale ed anche fisico, di sdegnosa rinuncia ad ogni ricerca di facili popolarità, pagate a prezzo del decoro e della dignità di questa assemblea. Buonasera, sono davvero felice e grato di essere qui presente con tutti voi. Grazie consigliere Buzzo, ci sono altri interventi? Consigliere Trevisan. Allora, buonasera a tutti e buonasera al nuovo sindaco Stius. Sono Sara Trevisan e sono onorata di sedere tra i banchi dell'opposizione. Ed ora le illustro la motivazione. Se consideriamo i risultati ottenuti alle elezioni comunali del 2 e del 3 aprile, possiamo vedere come la sua vittoria, sindaco Stius, sia merito dell'appoggio che ha ricevuto dalla lista cardente, lista di centrodestra, che a queste elezioni ha deciso di sostenere la lista Un Comune per Tutti, lista di sinistra. Visto e considerato che questa unione non mi sembra così naturale, per questo motivo si è venuta a costituire la lista Zanet, sostenuta oltre che dalla Lega, dall'Autonomia Responsabile e dalla lista civica di Buzzo, di cui sono fiera di farne parte, in quanto in queste elezioni è stata l'unica vera novità di centrodestra nel comune di Zoppola. Quindi mi impegnerò con lealtà, passione e serietà a valutare tutte le proposte che verranno formulate dalla maggioranza al fine di far migliorare e far raggiungere i giusti traguardi per il comune di Zoppola. Ringrazio chi mi ha permesso di essere qui stasera e vi avverto che qualora le proposte non siano di buon senso, ovvero non facciano dare la possibilità al comune di Zoppola di crescere, ci sarà una ferma opposizione. Concludo augurando a lei, sindaco Tius, e alla sua squadra buon lavoro. Grazie consigliere Trevisan. Ci sono altri interventi? Consigliere Sartor Gianni. Allora, me lo sono preparato, scritto anch'io, data l'età. Terminata la campagna elettorale, rimangono i freddi numeri e le statistiche da commentare. Rispetto a 5 anni fa, anche se il risultato non cambia, cambia invece la situazione politica e cambiano le prospettive. I numeri parlano chiaro, la compagine amministrativa che fa riferimento al sindaco e al centro-sinistra, anche se mi pare che non gradite molto questa parola, dalle facce che avete fatto prima, esce molto ridimensionata dalle urne, passando dal 43,01% del 2018 al 35,62% del 2023, mentre l'area di centrodestra, includendo anche il risultato della lista cardente nel 2018, passa dal 40,34% al 64,38%. In ogni caso, la lista Zanet rappresenta la prima forza politica presente in Consiglio Comunale con un 44,35%. Un dato però dobbiamo ricordarcelo tutti. Fuori da questo Consiglio, il partito di maggioranza assoluta è quello degli astenuti che ha raggiunto il 52% ed è un dato che pesa e peserà su tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Avete vinto, i numeri per il momento vi danno ragione. Ma si ricordi, signor Sindaco, che la sua maggioranza si regge su equilibri altamente instabili. Il vostro programma è ambizioso, oserei definirlo un libro dei sogni, e con la situazione attuale e con i debiti pregressi, per realizzarlo, impressione che serva il mago Merlino più che un sindaco.
Avete già dato prova di inefficienza e di ritardi. 4 anni per realizzare la scuola di Castions, con situazioni giudicate da voi imprevedibili, che ma io giudico fantozziane e che ancora non si sono esaurite a scuola ultimata. In primis, la questione della cisterna di gasolio, fantasma, per la cui bonifica il Comune ha pagato 120.000 euro. La questione Pradirisi, trascinata per decenni e non ancora del tutto risolta. A tal proposito vorrei ristabilire la verità storica sull'una tantum di 600.000 euro arrivato alla Giunta Fedriga, dalla Giunta Fedriga e da quanto pare distorta in campagna elettorale. I soldi arrivati per tamponare parte del debito non sono arrivati come atto dovuto da parte della Regione. I soldi sono arrivati perché il consigliere Rossetto, dopo averne parlato anche con me, si è recato a Trieste con il consigliere regionale Singh a perorare la causa del Comune con l'assessore Roberti. Quindi, se secondo lei il bilancio del Comune è stato messo in sicurezza, parte del merito va alla Lega, il resto ai cittadini di Zoppola che pagano l'addizionale IRPEF. Il decoro urbano, lasciato per 5 anni allo Stato Brado, era toppato in fretta e in furia nell'ultimo mese. Vi siete spesi in una serie di iperattività ludico-culturali, sempre nell'ultimo mese, secondo lo schema collaudato di fornire al popolo panem et circensem. Nonostante tutto, la vostra area politica è uscita sconfitta dal voto eleggendo 8 consiglieri con poche novità. Mi conforta che la lista Zanet è stata l'unica a portare in questo Consiglio Comunale 3 giovanissimi di qualità e che hanno raccolto consensi tali da far ben sperare per un futuro diverso. In questa tornata amministrativa, visto che lei, caro Sindaco, ha avuto per lunghi anni la responsabilità dei numeri, si ricordi sempre che 6 più 3 fa 9 e 8 rimane sempre 8. Si ricordi sempre che, per quanto conosca i nostri parenti separati, la strana maggioranza che si è formata è una maggioranza di scopo e se gli obiettivi che vi siete posti come coalizione non verranno raggiunti e continuerete a bivaccare come avete fatto negli ultimi 10 anni, lei sarà destinato a camminare sui carboni cardenti. Per il bene del nostro Comune mi auguro che si possa finalmente dare una svolta significativa all'immobilismo e all'inefficienza che ha impedito uno sviluppo al nostro territorio, ma per l'esperienza maturata sia in politica che nella vita nutro fortissimi dubbi che questo si possa realizzare e mi dispiace. Per questi motivi svolgeremo il nostro ruolo con la solita attenzione e puntiglio che ci ha contraddistinto con la soddisfazione di avere con noi dei validissimi giovani. Non saremo dei talebani, ma se sarà necessario faremo una posizione dura e puntuale quando non ci convinceranno le vostre proposte amministrative. Chiudo con la speranza di sentire le voci di tutti i consiglieri e che tutto non si riduca a svogliate alzate di mano a comando. Buon lavoro a tutti, gli interessi di Zoppola davanti a tutto. Poi volevo fare 2 considerazioni sulle deleghe in giunta. Sì, sulle deleghe in giunta. Allora, per il programma sono i soliti discorsi che sento e risento, più o meno modificati, ma poi i risultati sono quelli che sono. Allora, al commercio, l'assessore Paolo Pighin, io non so se lui faccia la spesa a Zoppola, però lo consiglio perché ho avuto segnalazioni da parte dei commercianti che si vede ben poco, quindi consiglio vivamente di... Sì, vabbè, forse non la conoscono la moglie, comunque mi è stato detto questo. Ecco. Seconda cosa, per quanto io avevo fatto una proposta specifica sul rilancio del mercato, adesso me lo ritrovo nel vostro programma, avete perso perlomeno 3 anni perché io vi avevo chiesto di fare il sondaggio su cosa i cittadini di Zoppola si aspettavano di trovare al mercato e poi andare a selezionare i vari commercianti per cercare di portarli a Zoppola. Non è stato fatto assolutamente niente, sempre le solite 4 baracchette e sempre il solito tran tran. Vi invito di nuovo a seguire, visto che mi pare che vi fosse piaciuta anche la proposta, vi tendo una mano per cercare di finalmente fare questa iniziativa. Ai lavori pubblici, caro Fausto, ti sei preso una grana veramente grossa. Io mi aspettavo che ci fosse un tecnico, non perché io non voglia sminuire le tue capacità, però io avrei visto meglio un tecnico proprio specifico per questo referato. Comunque vabbè, avete deciso così e va bene. Al personale, Cardente, sei lo stesso Cardente di 10 anni fa che chiedeva di licenziare i dipendenti del Comune, alcuni dipendenti perché erano troppi, oppure hai cambiato opinione? Questa è la domanda che mi rimane così, come chiosa.
Per ridere proprio, mi dispiace che non ci sia più l'assessorato ai rapporti transfrontalieri, perché era veramente fantastico. Chi l'ha inventato meriterebbe un premio, veramente un assessorato al nulla. Grazie comunque. Grazie consigliere Sartor, ci sono altri interventi? Consigliere Mior. Buonasera. Abbiamo avuto modo in queste due settimane di leggere, analizzare e studiare i dati delle elezioni comunali che ha visto vincere la coalizione che sostiene Antonello Tius. La lista Cardente ha avuto un ruolo determinante per l'esito finale del risultato. La nostra, quindi, è un'analisi che parte da una posizione di piena soddisfazione per il risultato. Sono quattro i punti che all'inizio di questa nuova consigliatura come lista Cardente vogliamo evidenziare. Primo punto. La maggioranza uscita dalle urne è figlia del patto della libreria. Credo, senza possibilità di smentita, che dobbiamo un grazie riconoscente a Gustavo Bombin, che per primo ha voluto e si è speso in modo leale e senza timori perché si concretizzasse il patto della libreria. Voglio anche ricordare che questo patto non è nato come un patto elettorale, ma come un accordo di programma a fine del 2020. Il patto della libreria ha trovato in Un Comune per Tutti e in Lista Cardente solide ragioni riguardanti il recupero dei più alti valori dell'impegno politico dei partiti, anche attraverso il superamento delle naturali differenze ideologiche, per unire le forze ed affrontare le gravi difficoltà in cui nel 2020, 3 anni fa, versava il nostro comune, che i disagi provenienti dal milionario debito fuori bilancio lasciato in eredità dall'amministrazione Masotti si aggiungevano quelli della pandemia. La nostra scelta di collaborare con l'amministrazione Papais derivava inoltre da un giudizio positivo sulla qualità morale, politica e amministrativa del gruppo che la sosteneva. Il tutto senza che avvenisse da parte nostra un appiattimento alle posizioni dell'altro gruppo. Inoltre, non va dimenticato anche a chi oggi siede per la prima volta nei banchi dell'opposizione che era impraticabile un'alleanza con gli altri gruppi consigliari di opposizione di area centrodestra, che si erano uniti fra loro con la lista Masotti, isolando volutamente Lista Cardente. Alleanza maldestramente nascosta nella scorsa consigliatura è diventata conclamata in campagna elettorale. I nostri oppositori di area centrodestra hanno goduto e negoziato il sostegno dei due soli sindaci comunisti che Zoppola abbia avuto nella sua storia recente. L'accordo con Un Comune per Tutti non poteva quindi essere politico, ma legato ad un programma ambizioso e realizzabile. Siamo grati e vogliamo ribadirlo all'amministrazione Papais con la quale abbiamo lavorato bene. Punto 2. Questa maggioranza, questa amministrazione è figlia del coraggio di Pier Francesco Cardente. Per due lunghi anni Cardente ha lavorato per realizzare e sostenere la scelta del patto della libreria, senza ripensamenti, resistendo alle diverse critiche e non indietreggiando nemmeno di fronte a una dolorosa scissione. Noi ringraziamo quanti legittimamente hanno per 2 anni girato casa per casa per esprimere il loro dissenso a questa scelta, perché è grazie al loro lavoro che oggi possiamo dire che gli elettori, da tempo informati, hanno deciso di sostenere la nostra scelta, facendo crescere la lista dal 16 al 20%. Lista Cardente esce vittoriosa dalle urne e si rallegra per il chiaro mandato ricevuto dagli elettori. Il nostro gruppo consigliare sosterrà con lealtà l'amministrazione, la pungolerà per spingerla ad una più alta efficienza, collaborerà con convinzione con il sindaco Antonello Tius per aumentare il prestigio del nostro comune a livello regionale. Terzo punto. Questa maggioranza
questa amministrazione ha come obiettivo strategico la formazione di una nuova classe dirigente attraverso la valorizzazione dei consiglieri e la partecipazione dei cittadini. I partiti oramai non esistono più, manca il luogo dove le giovani generazioni e quanti hanno a cuore la comunità possano formarsi e dove si seleziona la classe dirigente. Lo Statuto Comunale, nei primi del 2000, dedica capitoli interessanti ai consiglieri, quali la conferenza di capogruppo, le commissioni consigliari e la partecipazione dei cittadini. Sono ambiti che intendiamo valorizzare perché i consiglieri non siano relegati in maggioranza al ruolo passivo di alzare la mano a favore dell'esecutivo o a quello frustrante di limitarsi a votare contro se si siede in minoranza. Dobbiamo avere un sindaco leader, sostenuto da una maggioranza formata da consiglieri preparati ed ancora un sindaco rafforzato da una posizione che, nell'esprimere le sue qualificate posizioni, dà un contributo di miglioramento alle scelte dell'amministrazione. Quarto punto, discontinuità non richiesta. Il nostro Paese, come spesso è accaduto anche a livello nazionale, vede nella discontinuità e nel cambiamento una delle più forti motivazioni di indicazione di voto. Noi crediamo invece che la discontinuità non sia necessaria ed il cambiamento non possa essere relegato ad un fatto estemporaneo, ad un voto. C'è chi ha condotto una campagna per il cambiamento, ma il nuovo è nulla se è privo di una propria identità e idea di governo. Il cambiamento è una realtà vecchia quanto il mondo. Non c'è un momento di cambiamento, ma viviamo in un continuo cambiamento. Dobbiamo però farci trovare preparati al cambiamento, come singoli, come squadra, con un progetto amministrativo chiaro. Per questo, caro Sindaco, il voto del 2 e 3 aprile rinforza il patto della libreria siglato nel 2020, creando una nuova maggioranza. Dal voto è nata una nuova amministrazione in cui noi siamo e saremo leali sostenitori nel poter concretizzare il programma che gli elettori ci hanno dato mandato di realizzare. Per queste ragioni, che non sono le uniche, salutiamo con entusiasmo la nuova amministrazione e facciamo i migliori auguri a tutti di buon lavoro e ci congratuliamo con il Sindaco Tius per l'ottimo risultato ottenuto a riprova della fiducia di cui gode nella popolazione. Grazie. Grazie consigliere Mior. Ci sono altri interventi. Consigliere Piccinin. Buonasera a tutti. Intanto non posso che unirmi a quanto già detto poc'anzi dal consigliere Mior nell'esprimere comunque il miglior auguri di buon lavoro al sindaco Tius, alla nuova amministrazione, alla nuova giunta, che hanno la responsabilità, l'onore e anche l'onere comunque di concretizzare il programma che è stato letto poco fa dal sindaco. È sicuramente un programma ambizioso che però non possiamo negare che si pone in continuità con le basi già lanciate dalle precedenti amministrazioni su cui abbiamo lavorato tutti insieme, abbiamo contribuito dai banchi della maggioranza ai banchi dell'opposizione, perché comunque sono sempre state colte di spunti di critica o comunque di necessità di adeguamento. Quindi spero, ci auguriamo, e mi auguro come anche capogruppo di un comune per tutti, che il lavoro che viene fatto all'interno di questo Consiglio Comunale, sia da parte dei gruppi di maggioranza, ma anche e soprattutto dai gruppi di opposizione, possa essere sempre comunque un lavoro fatto con critica, nello spirito di costruire insieme e non di demolire. Perché credo che comunque sia venuto il tempo di costruire ponti e di lavorare insieme. Ognuno sempre mantenendo la propria specificità, il proprio orientamento, la propria sensibilità, ma credo che vogliamo tutti puntare a quella che è il miglioramento del nostro comune. Quindi vedo che sia dagli interventi che sono stati fatti dal banco dell'opposizione che dai nostri, vedo che questo comunque è un filo conduttore che sicuramente ci può trovare uniti. Colgo l'occasione in questo senso anche per rimarcare che il gruppo
di cui ho avuto l'onore di, che ho l'onore di rappresentare, che ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, nasce comunque come gruppo trasversale. Sicuramente nessuno di noi rinnega quella che è la nostra sensibilità di partenza, ma già dal Comune per Tutti, già da 10 anni, non rappresenta semplicemente una lista che possiamo dire, chiamiamo, usando le parole di... del consigliere Sartor, una lista di centrosinistra, perché comunque già da 10 anni stiamo raccogliendo al nostro interno delle sensibilità diverse. Lo dimostrano anche gli assessori che hanno fatto parte della nostra amministrazione in precedenza, che hanno comunque lavorato insieme, abbiamo lavorato in maniera collegiale, apportando ognuno i propri contributi tecnici e anche soprattutto professionali, cercando di fare il meglio. Ovvio che nessuno nasce imparato, nessuno ha la verità in tasca, come abbiamo sempre amato dire, ed era un'espressione che rubo all'ex sindaco Papais, nessuno ha la verità in tasca, però siamo qui per lavorare insieme, per costruire qualcosa che possa essere bello, soprattutto per portarlo alle future generazioni, alle persone che avranno la possibilità in un futuro di raccogliere la nostra eredità. Non posso che augurare un buon lavoro, in modo particolare ai due esponenti più giovani dei banchi dell'opposizione, al consigliere Bussa e alla consigliera Trevisan. È bello vedere effettivamente dei volti giovani, ma è soprattutto bello vedere qualcuno che ci crede, qualcuno che si vuole impegnare. Spero che il vostro esempio sicuramente possa essere seguito anche da qualcun altro, ma soprattutto perché come comune, come amministrazione, sia di maggioranza che di minoranza, abbiamo il dovere di costruire la nuova classe dirigente, la nuova classe politica, ognuna con la sensibilità che prevede, insomma, su quello non possiamo essere indovini, non possiamo sapere cosa verrà, però credo che questa sia la maggiore responsabilità che abbiamo noi che siediamo in questi banchi, perché dobbiamo guardare al futuro, perché insomma fra 5 anni insomma ci sarà sicuramente qualcun altro che avrà l'onore di poter guidare il Comune. Quindi veramente non mi resta che rimarcare il buon lavoro, un grande in bocca al lupo a tutti, e spero veramente che il clima possa essere costruttivo e soprattutto di reciproca collaborazione. Grazie. Grazie consigliere Piccinin. Ci sono altri interventi? Consigliere Rossetti. Sì, buonasera, mi riferisco al consigliere Mior. Lei ha conoscenza di un qualsiasi patto con gli ex sindaci di sinistra? Io non lo sono, eppure sono da questa parte e dovrei essere il primo a essere informato, probabilmente. Noi non abbiamo fatto nessun patto politico con la sinistra e destra come avete fatto voi. Quindi la sua affermazione, caro, è totalmente falsa. Ok? Cominciamo bene. Grazie consigliere, ci sono altri interventi. Consigliere Papais. Buonasera a tutti, ovviamente benvenuti ai nuovi consiglieri comunali, perché è una delle esperienze più belle che possa capitare. È un grande onore essere qui e ogni volta è sempre un'emozione, quindi vi do veramente di cuore un benvenuto a tutti. Auguro buon lavoro al sindaco Antonello Tius. Mi troverà sempre a suo fianco, perché insomma è un lavoro importante, e faccio anche un buon lavoro auguro un buon lavoro ai colleghi della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio, in primis faccio i complimenti al consigliere Leonardo Buzzo per lo straordinario risultato personale. Devo dire, ce lo siamo già detti vis-à-vis, però ci tengo a sottolinearlo. E ovviamente faccio anche i complimenti a Sara Trevisan e a Laura Cristofoli, perché insomma siete la novità e questo a me fa immensamente piacere. Do anche il benvenuto a Manuela Sartor, perché anche lei per la prima volta entra in Consiglio Comunale, oltre al capogruppo, al vostro capogruppo, il dottor Zanet, che ovviamente entra in consiglio appunto con questo importante ruolo. Il ruolo del capogruppo è un ruolo, come insomma anche Paolo Mior, Tatiana Piccinin, ovviamente anche lei, è un ruolo importante di raccordo, ovviamente di sintesi, ma credo anche quelle persone disponibili poi a costruire dei ponti di confronto. Ecco, mi è piaciuto molto l'intervento del consigliere Buzzo, ho sentito un vento fresco, posso dirlo,
e mi è trovato anche molto d'accordo su molti punti. E questo credo che sia, è una novità, d'accordo, però credo anche che sia un approccio alla politica che mi è piaciuto e mi ha molto convinto. Cioè quello di usare il buon senso e di costruire rapporti e relazioni. Il nostro sindaco, in continuità con quello che è il clima che abbiamo creato anche con la precedente amministrazione, sicuramente agevolerà il confronto e creerà le condizioni affinché tra maggioranza e opposizione ci sia sempre un confronto leale, chiaro e trasparente. Da parte mia, con i referati anche che mi sono stati assegnati, in particolare quello delle politiche giovanili, mi piacerebbe collaborare anche con voi e ascoltare anche il vostro punto di vista, perché credo che sia un momento di crescita per tutti. Quindi mi permetterò di bussare alla vostra porta e spero che anche voi facciate altrettanto, oppure le porte per me saranno sempre aperte. Certo, diciamo che è un lavoro comune, reciproco, che faremo, ma è anche un lavoro che coinvolgerà molti soggetti del territorio. Le parrocchie, come giustamente ha detto, che sono sempre stati degli interlocutori preziosi, io le ritengo degli interlocutori preziosi, ma anche, credo, un po' tutti quelli che sono i vari portatori di interesse, a partire dai ragazzi, ma a partire anche da coloro che hanno il diritto di costruire una famiglia, con tutte le difficoltà del caso. In questi giorni anche la stampa nazionale dà eco e voce a queste necessità, proprio perché non è solo il problema di Zoppola, è un problema nazionale. E quindi credo che con un occhio, rispetto anche diciamo, a ciò che ci circonda, possiamo anche lavorare su nuove proposte, ma anche nuovi progetti. In particolare credo che il tema della casa sia un tema fondamentale anche nella realizzazione e nella costruzione di una nuova famiglia. Detto questo, ovviamente il lavoro sarà anche trasversale, di confronto, spero anche con il dottor Zanet, perché insomma oggi ho apprezzato ho capito una cosa, che è un grande appassionato di storia, giusto? Ho capito bene. Ecco, le dico questo, sulla strada romana stiamo portando avanti un interessante progetto proprio finanziato dal PSR, proprio in collaborazione con il comune di Fiume Veneto e di Azzano Decimo, proprio perché le nostre radici sono sempre la nostra storia, fa parte ovviamente della nostra identità, ma ci porta anche a creare quei raccordi con i comuni limitrofi che hanno una storia a noi comune. Però mi piacerebbe, se fosse possibile, anche ho sentito anche in campagna elettorale che insomma aveva anche delle proposte rispetto al tema della salute, di cui insomma credo che lei sia uno dei maggiori esponenti in questa sala, come in passato lo era il dottor Ernesto Rorai. Ecco, mi permetterò insomma di disturbarla, ecco, per così confrontarci e magari avviare un percorso anche di condivisione, perché insomma credo che sia un'ottima opportunità anche per tutti, anche di crescita, ma anche credo di condivisione di punti di vista. Per quanto riguarda ovviamente i due consiglieri che sono insomma le due costanti che erano già presenti con la precedente amministrazione, quindi Gianni Sartor e Tarciso Rosset, ecco, io continuerò a confrontarmi con voi come l'ho sempre fatto, ecco, non credo che ci siano mai stati problemi di confronto, costruttivi, intelligenti e ovviamente con questa anche sincerità che ci contraddistingue nei rapporti, ovviamente politici, ricordando sempre che noi qui ci confrontiamo su questioni politiche, non ovviamente sul piano personale, perché quello ovviamente è un'altra questione. Per cui veramente auguro anche a voi buon lavoro, perché ovviamente ci sarà tanto, tanto, tanto lavoro da fare. E credo anche che uno dei temi anche politici, proprio per agevolare un confronto, sarà anche quella delle commissioni consigliari, e perché ovviamente questo sarà comunque un'opportunità per creare dei luoghi di confronto, sperando ecco, nell'esito un po' più fortunato rispetto alla precedente legislatura, dove di fatto c'era stata un po' una posizione da parte dell'opposizione nel non riconoscere come luogo di confronto le commissioni consigliari. Lo ribadisco, ritengo che siano invece luoghi preziosi di pre-confronto per poi ovviamente confrontarsi in un luogo, quello che ovviamente è il luogo più importante, è il Consiglio Comunale, perché questo è un luogo di sintesi tra ovviamente, noi rappresentiamo esattamente la volontà dei cittadini,
in modo molto democratico i cittadini ci assegnano un ruolo. E concludo ritornando all'intervento iniziale di Leonardo Buzzo sull'astensionismo. Ecco, io credo che questo sia un compito importante, perché la vera vittoria anche in questa elezione è stato quello dell'astensionismo, non solo qui, un po' dappertutto. Allora, la riflessione nasce anche un po' su un concetto politico a me molto caro. La consigliera Tatiana Piccinin l'ha detto e l'ha ribadito. Io, da quando sono diventata sindaco, 10 anni fa, ho sempre ritenuto che il confronto fosse un primo punto di partenza. Le nostre idee sono un punto di partenza, mai di arrivo. E la cosa più pericolosa al mondo è il pensiero unico. È necessario aprire la porta alle menti, al confronto, e mai bisogna aver paura di confrontarsi. Questo è un atteggiamento, ovviamente, che a volte la politica ha perso. Noi guardiamo qualsiasi talk show e uno contro l'altro bando armato. Le ultime elezioni politiche sono state un continuo vomitarsi addosso imprecazioni di ogni natura. Allora, mi permetto, facciamo un esercizio a chi ci sta. Iniziamo a dimostrare che la politica non è solo quello, e non è l'antipolitica che qualcuno per molti anni ha predicato. La politica è un qualcosa di nobile, è impegno, è tempo dedicato ovviamente alla comunità, comporta anche un sacrificio, comporta studio, comporta lavoro, comporta giorni dedicati e vi assicuro anche tante notti insonne. Perché per quanto qualcuno dica che Zoppola è un disastro, beh, guardate, in questo momento Zoppola non solo può contare su una situazione anche finanziaria positiva. Zoppola in questi 5 anni potrà contare, quello che ha accennato prima il sindaco, su un piano di investimenti di milioni di euro che, nonostante Prati Risi, che nonostante tutti i problemi che ci sono stati, abbiamo portato a casa. E questo non perché Zoppola sia il comune Z, ma perché in questi anni abbiamo lavorato creando rapporti e relazioni trasversali, proprio perché noi riteniamo che il dialogo sia fondamentale. E vi assicuro che questo è un grande lavoro di squadra che abbiamo sempre fatto. Quindi, se qualcuno ha piacere anche di continuare a confrontarsi su questo, ricordiamoci sempre, come diceva prima il consigliere Buzzo, il bene comune è il nostro faro. Questa è la cosa più importante. Dopodiché ci confronteremo, a volte non condivideremo le idee, però è importante sapere che noi dobbiamo scegliere insieme la soluzione migliore per i nostri cittadini. Ed è quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. Se avete un'idea diversa, è giusto dirlo. Se condividete, è giusto condividere. Non per partito preso, ma perché ovviamente c'è intelligenza, c'è capacità di ragionare e di riflettere. E soprattutto sentitevi liberi di esprimervi. Grazie. Grazie consigliere Fappai, ci sono altri interventi. Consigliere Cardente. Buonasera. Do il benvenuto ai nuovi consiglieri comunali. Anch'io vi dico, sarà una bellissima esperienza. A riguardo sposo pienamente quanto detto dall'assessore Papais. Io rispetto tutti gli interventi, ovviamente, ma voglio fare un appunto, consigliere Sartor. Lei ha nominato licenziamento dei dipendenti. Allora, il sottoscritto è lo stesso di 10 anni fa, purtroppo con qualche capello bianco in più e qualche chilo in più. Ha strumentalizzato, mi ricordo, 10 anni fa le mie parole e lo fa anche oggi. Allora, guardi, ci tengo a questa cosa. Io non ho mai detto licenziamento di dipendenti 10 anni fa e non lo dirò mai oggi. Efficientare la macchina comunale significa lavorare su diversi aspetti, molte volte per mettere anche più a proprio agio i dipendenti perché rendano di più e perché il servizio sia maggiore. Come si fa nelle aziende? Non si licenzia mai nessuno e ci tengo a precisare, al di là che è impossibile licenziare,
Ci tengo che non venga usato questo termine, perché io, proprio 10 anni fa, ho vissuto cosa vuol dire mandare a casa lavoratori. Non a me personalmente, ma con il ruolo che ho nell'azienda per la quale lavoro, le assicuro che non auguro a nessuno usare il termine licenziamento, perché dover mandare a casa decine di persone a causa della crisi che hanno lavorato con te 10 anni, con le quali avevi creato una famiglia, non è una bella cosa, non lo auguro proprio a nessuno. Quindi efficienza, aumentare il servizio, non significa licenziare, e la prego di non usare questo termine, ci tengo. Dopodiché continui a strumentalizzare anche i prossimi 5 anni, le faccio questo augurio, perché è stato un grande aiuto per andare dal 16 al 20% e vorremmo andare dal 20 al 25%, quindi continuate a fare questa politica qua, strumentalizzando le parole. Consigliere Sartor. Solo una precisazione, probabilmente la parola esatta non era quella, ma comunque il senso era sono troppi. E mi riservo di andare a cercare gli articoli e poi, insomma, perché quelli sono pubblici, no? Grazie. Ci sono altri interventi? Okay. Assessore, consigliere Zilli, prego. Oltre a salutare e dare il benvenuto ai neoeletti, mi rivolgo ai tre giovani seduti ai banchi dell'opposizione o minoranza, come preferite. Parlo quindi con Leonardo. Non so se tu mi conosci, se hai idea di cosa ho fatto io nella mia vita, però sappi che le tue parole io me le sono segnate e le sposo in parte, e troverai da me quindi una persona disposta ad ascoltare le tue indicazioni. Io con l'associazionismo, mondo della Chiesa eccetera, ci sono dentro praticamente da sempre, e credo nelle figure dei giovani, penso che i giovani siano il futuro, sono loro che dovranno darci il servizio del domani. Quindi se, come hai detto tu prima, respingi la sterile polemica, fantastico, ti sono vicino, proposte concrete, hai trovato la porta aperta con me, e dopo mi ero segnato contribuire alla buona gestione. Guarda, mi sono segnato queste tre cose, ne hai dette tante di cose interessanti, ti invito a mantenere questo tuo impegno e vedrai che con me troverai sempre qualcuno con cui confrontarti. Tu e le tue due colleghe, siete le tre persone più giovani del gruppo, è chiaro che Gianni, Tarcisio e il dottor Zanet hanno sempre la possibilità di parlare con me, ma io guardo i giovani, lo sapete, a voi tre vi apro, diciamo, la mia disponibilità. Ok? Buona serata. Non ti permetto di darmi Fausto, non ti permetto di darmi del vecchio, questo no. Scusate, no, Gianni, sai come sono fatto, hai capito, no? Ah, ok, grazie, perfetto. Bene, l'ultimo intervento, grazie. Consigliere Moras, prego. Grazie. E siccome mi ritengo comunque, buonasera a tutti intanto, sono Moras Cristina, mi presento per i nuovi che magari non mi conoscono, consigliera comunale, e mi ritengo una persona molto costruttiva all'interno del gruppo, forse una persona anche a volte troppo pratica. E mi ha colpito veramente la contribuzione al funzionamento della macchina comunale, penso che sia una delle affermazioni che molti di noi hanno scritto. Ecco, mi auguro veramente con il cuore, per come sono e per come mi conoscono, che questa affermazione non rimanga appunto unicamente sulla carta, ma possa essere l'augurio di ritrovarci nelle commissioni che il sindaco vorrà istituire, e che queste commissioni possano portare a un grande lavoro di squadra per il bene di Zoppola.
Grazie. Grazie consigliere Moras. Assessore Pighin. Buonasera a tutti, benvenuti ai nuovi consiglieri, benvenuti ai consiglieri che sono stati anche già nella passata legislatura. Beh, devo dire che dagli interventi che ho sentito stasera, devo dire che sono veramente colpito e ritengo che questo sarà veramente saranno 5 anni molto intensi in cui abbiamo capito che ci sono delle persone molto interessate a quello che bisogna fare per il nostro comune in maniera anche condivisa. Sicuramente quello che può portare i banchi dell'opposizione, quello che possono portare i consiglieri dell'opposizione, io mi auguro che anche rispetto alla passata legislatura, come hanno detto già i miei colleghi in precedenza, si possa lavorare in una maniera anche più costruttiva, perché chiaramente l'opposizione è della parte importante che dà anche maggior intensità a quello che dobbiamo fare noi, e tante volte dobbiamo stare molto più attenti in quello che si fa e non lavorare magari qualche volta con superficialità, perché è quello che può dare il pepe anche in quello che si fa nelle operazioni. Grazie a quello che avete dato, quello che darete, e quindi auguro un buon lavoro a tutti. Siamo convinti che lavorare con le commissioni, come hanno detto anche in precedenza appunto i miei colleghi, sia una buona cosa, perché appunto ci possa dare un buon contributo. Una battuta al consigliere Sartor Gianni. Sì, prima l'ho detto, insomma, io seguirò anche il referato del commercio. Diciamo che in questi anni non l'ho seguito direttamente, ma grazie al referato che avevo delle associazioni permetteva di lavorare insieme anche con gli altri colleghi su questo aspetto. Dicono che non mi vedono tanto, dirò a mia moglie di riprendermi il bancomat, no? E magari di andare io a fare la spesa, però devo dire la verità che dopo dovrò anche sentirla e segnarmi bene, perché tante volte mi dimentico. Già adesso quando vado qualche volta io mi segno sul cellulare e sicuramente mi dimentico più di qualche volta, ma ecco, quindi grazie anche di questo, quindi, però insomma, grazie e buon lavoro. Sarà felice mia moglie, che avrà più tempo insomma per... Ecco, grazie. Bene, ringrazio tutti i consiglieri per i loro interventi che testimoniano, diciamo, che questa consigliatura che si avvia avrà un livello, diciamo, elevato di confronto politico, e questo non può che farmi piacere. Ritengo che sia importante, come hanno ricordato in molti, che in questa assise venga trovata la giusta sintesi di quelle che sono le varie posizioni che le forze politiche rappresentano, ma che abbiano poi come unico comune denominatore il bene del nostro territorio, per il quale tutti quanti siamo genuinamente impegnati. Per quanto riguarda il problema dell'antipolitica, dell'astensionismo, che purtroppo non è un problema che affligge solo Zoppola, dobbiamo contribuire tutti quanti a sfatare questa nomea, questa brutta nomea che ha il fatto di definire la politica come qualcosa di sporco, come qualcosa di non limpido. Noi siamo qua per rappresentare dei bisogni dei nostri cittadini, lo facciamo con spirito di servizio da una parte e dall'altra, e lo facciamo per il bene del territorio e dei cittadini per i quali ci siamo impegnati. Vorrei però tornare, così prima concludendo, a quelli che sono gli aspetti più politici di questa situazione. Noi abbiamo e siamo seduti da questa parte della sala perché i cittadini hanno espresso in maniera chiara l'apprezzamento per la nostra coalizione. 57% non è un risultato trascurabile o risicato, è una vittoria netta, è una vittoria che ha visto la cittadinanza comprendere e apprezzare, voglio dire, il
lo sforzo che abbiamo fatto già negli anni precedenti di aprire le nostre posizioni anche diverse, ma mettendo la nostra disponibilità e le nostre idee a disposizione della comunità. Un progetto che nasce alla luce del sole, che non è nato alle vigilie delle elezioni e che ha visto chiaramente l'apprezzamento da parte degli elettori. Io mi permetto di lasciare da parte quelle che sono le etichette e le connotazioni destra-sinistra. Qua sappiamo benissimo tutti noi da dove veniamo, non l'abbiamo nascosto, non ce lo siamo nascosti, l'abbiamo detto alla luce del sole, gli elettori l'hanno capito e con questo spirito andiamo avanti. Grazie, ringraziandoli del mandato che ci hanno dato come maggioranza. Grazie. Prego. Ho trovato quanto avevo dichiarato nel programma. Quando volete, io posso leggere testualmente quello che non mi sono inventato assolutamente niente. Posso? Allora, sì, appunto. Sarebbe anche interessante capire, no? Allora, municipio più gentile, sorridente ed efficiente. Questo, vediamo se... Allora, i dipendenti comunali costano più di 1.500.000 euro, di euro l'anno. Dobbiamo ridurre numero e costo dei dipendenti per destinare i soldi alla riduzione di tasse e di investimenti ricorrendo al blocco del turnover, alla mobilità tra enti, ad una vera innovazione tecnologica. Gli amministratori dovranno essere capaci di dirigere, motivare e valorizzare i dipendenti per ottenere il massimo risultato. L'obiettivo finale è quello di avere un municipio sempre gentile, sorridente ed efficiente. Questo è quanto scritto testualmente nel programma. E se vuole fare una breve replica, se no... Brevissima consigliere Cardente. Confermo quello che è scritto e lo confermo anche adesso, perché non vuol dire mandare a casa dipendenti e licenziarli, vuol dire informatizzare, ottimizzare e magari informatizzando, digitalizzando e ottimizzando, negli anni si può fare a meno di sostituire qualche pensionamento. Poi sappiamo che in 10 anni la burocrazia ormai... lo provo anche a lavoro, magari verrà fuori che ne dobbiamo assumere uno in più. Però questo è il senso, ottimizzare e non licenziare le persone. Dare strumenti ai dipendenti per lavorare sempre meglio. Va bene, dopo questo ultimo scambio di battute, direi che il punto 4 all'ordine del giorno è stato ampiamente dibattuto, ampiamente, sviscerato, approfondito nelle varie posizioni, per cui passiamo al punto successivo, punto 5, che riguarda la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. È un punto, direi, teorico, perché nei fatti al momento non esiste una figura di rappresentante del Comune in enti o istituzioni che sia stato designato con queste caratteristiche. Per cui si è ritenuto di portare ugualmente all'attenzione del Consiglio questi criteri, perché qualora si, nel prosieguo dell'attività di questa consigliatura, si renda necessario eventualmente procedere a qualche nomina. I criteri sono elencati, come nella documentazione che avete ricevuto, nell'allegato A alla deliberazione, che vado brevemente a ricordarvi. Criteri per la nomina e designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Zoppola presso enti, aziende e istituzioni. Per la nomina o la designazione, il sindaco deve tener conto della competenza del nominando per grado di istruzione, esperienza lavorativa, professionale e amministrativa, sulle attività che costituiscono gli scopi dell'ente, azienda e istituzione, acquisendo agli atti il curriculum vitae. Allocare i rappresentanti da nominare o designare per ciascun ente, azienda e istituzione siano più di uno, fra essi dovrà essere rappresentata la minoranza consigliare. I rappresentanti nominati dovranno impegnarsi a relazionare al sindaco su tutti gli atti, fatti, situazioni riguardanti l'attività
o la competenza dei rispettivi organi dei quali i medesimi andranno a far parte. I rappresentanti non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del comune di Zoppola, i rappresentanti non devono essere coniugi, ascendente, discendente, parente affine entro il terzo grado del sindaco o dei membri della giunta, i rappresentanti non devono avere lite pendente con il comune, l'ente, azienda e istruzione. Queste, diciamo, sono le caratteristiche che devono avere i rappresentanti. Ripeto, al momento non esiste una fattispecie tale, per cui se ritenete, come spero, di condividere questi criteri, lo pongo ai voti, almeno che non abbiate qualcosa da dire, per i quali magari vi lascio la parola. Grazie. Se non ci sono interventi, direi di dare atto che mettere ai voti il fatto di approvare questi indirizzi generali per la nomina dei rappresentanti del Comune di Zoppola presso enti e di dare atto che dette nomine, qualora ci fossero, di competenza del sindaco, dovranno essere effettuate nel rispetto degli indirizzi che abbiamo testé elencato. Quindi metto ai voti il punto 5 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 6 astenuti. Il segretario, mi pare che sia richiesta l'immediata eseguibilità, quindi ripeto la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come in precedenza. Grazie. Abbiamo uno dei due adempimenti tecnici che sono proprio riservati alla prima seduta consiliare, e questo adempimento riguarda l'elezione della Commissione Elettorale Comunale. È un organo che presiede a quelle che sono le operazioni che vengono fatte in procinto di una consultazione elettorale, come per esempio la formazione degli elenchi per gli scrutatori, il sorteggio degli stessi, solo per elencarvi alcune delle attività che competono a questa commissione. È composta da 3 membri effettivi, dei quali 2 sono espressione della maggioranza e 1 è di espressione della minoranza, e oltre a questi 3 membri effettivi ci saranno 3 membri supplenti che vengono designati con i medesimi criteri. Allora adesso procederemo con la consegna delle schede per la designazione di questi membri. Ricordo a tutti i consiglieri che possono esprimere per ciascuna votazione una sola preferenza, e procederemo a 2 distinte votazioni, quindi saranno distribuite le schede 2 volte, la prima tornata per l'elezione dei 3 membri effettivi, la seconda scheda sarà distribuita per l'elezione dei 3 membri supplenti. Per cui chiedo l'aiuto anche degli scrutatori per provvedere alla distribuzione delle schede, e ricordo che in questo punto il sottoscritto sindaco non voterà. Ecco, chiederei ai 3 scrutatori di avvicinarsi al banco e di procedere con le operazioni di scrutinio.
Allora abbiamo completato lo spoglio, vi vado a enunciare i designati. Sono il consigliere Leonardo Buzzo con 6 preferenze, il consigliere Mior Paolo con 5 preferenze, la consigliera Sartore Emanuela con 5 preferenze. Quindi risultano eletti Sartore Emanuela, Mior Paolo e Leonardo Buzzo. Vi annuncio l'esito della votazione per i membri supplenti della Commissione elettorale. Risultano eletti i consiglieri Trevisan con 6 voti, Moras con 6 voti e Piccoli con 4 voti. Quindi una volta visto l'esito dello scrutinio, in cui sono risultati eletti come membri effettivi i consiglieri Leonardo Buzzo, Mior Paolo e Sartore Emanuela, e come membri supplenti i consiglieri Stefano Piccoli, Cristina Moras e Trevisan Sara, mi scusi consigliere. Siamo ora chiamati a
procedere con la delibera che prende atto di fatto dei risultati della votazione e proclama la nomina dei membri della Commissione elettorale. Per cui chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno? Unanimità? È prevista? Non è prevista l'immediata eseguibilità, per cui siamo a posto così. Possiamo passare al punto successivo, il settimo all'ordine del giorno, nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello. Anche questo è un adempimento che compete alla prima seduta della consigliatura. La Commissione che vi ho appena elencato è composta dal Sindaco o da un suo delegato e da due membri, che rappresentano uno espressione della maggioranza e uno espressione della minoranza. Non sono previsti supplenti, per cui siamo chiamati con un'unica scheda, con un'unica preferenza, a esprimere, a votare appunto i due membri che faranno parte di questa commissione. In questo caso, mi dice il segretario, voterò anch'io. Sì. Ecco, grazie. Bene, abbiamo completato le operazioni di scrutinio, sono risultati eletti i consiglieri comunali Piccinin Tatiana con 11 voti e Cristofoli Laura con 6 voti. Procediamo quindi con mettere i voti l'esito di questa votazione per la nomina dei membri della Commissione per la formazione degli elenchi integrativi comunali dei giudici popolari.
che oltre al sindaco o un suo rappresentante che la presiede, sarà composta dai seguenti consiglieri comunali, Piccinin Tatiana e Laura Cristofoli. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuna unanimità. Non serve la... Ecco, non serve l'immediata eseguibilità. Ecco, io per quanto riguarda le comunicazioni mi sento di ringraziare tutti voi per il contributo di alto profilo che avete dato a questa prima seduta del Consiglio Comunale, ricordando che ci troveremo già la prossima settimana, presumibilmente il 28, con una nuova convocazione del Consiglio Comunale che tra le altre cose dovrà approvare il conto consuntivo, oltre a altri punti che vi saranno nel rispetto del regolamento inviati nella convocazione. Vi ringrazio, vi auguro buona serata e auguro a tutti noi una buona consigliatura 2023-2028. Grazie a tutti. E un saluto a chi ci ha seguito da casa, buonasera.